I miei rapporti con la letteratura nordica sono un po' ondivaghi. Ogni tanto hanno qualche tratto cupo di troppo che mi scoraggia, ogni tanto qualche elemento surreale o irreale che mi dà un po' fastidio, dipende. Questo però lo ricordo con piacere, L'anno della lepre, un romanzo umoristico ecologico, come è stato definito, forse è anche vero. L'anno della lepre, Arto Pasillin. Sarà che i lepori in generale mi sono simpatici, ma riprendere in mano L'anno della lepre di Arto Pasillin mi ha fatto piacere. È scritto in uno stile asciutto, anche troppo per i miei gusti personali, però date le ambientazioni lapponi va bene. Poi io non ho idea bene di come funzioni la lingua finlandese, però so che è molto particolare, che ha quella cosa che i linguisti chiamano agglutinazione, per cui si usano poco le preposizioni e le proposizioni. Come nelle lingue nostre solite, si gioca invece moltissimo su suffissi, declinazioni, per cui data una parola qualsiasi, mettiamo libreria, visto che qui alle nostre spalle ci fa sempre da sfondo, che io debba dire libreria, la mia libreria o nella mia libreria, mi ritrovo sempre comunque con una parola sola, più lunga, ma sempre una, perché condensa tutto, agglutina appunto. Sarà necessità di sintesi, di non essere prolissi, complicati, che ne so, insomma, ci sono un sacco di parole medio-lunghe, se uno butta l'occhio a una pagina finlandese qualsiasi, parole corte pochissime. Le pagine scritte nel finnico idioma sono un po' strane, il che mi suggerisce che da tradurre in italiano non sia facilissimo e che comunque il periodare secco di questa prosa sia una caratteristica precisa, anzi di più necessaria. Comunque, romanzo scritto nel 75, tradotto presumo faticosamente in un sacco di lingue che ha avuto un successo notevole, insomma. Tutto comincia su una strada finlandese, il giorno volge al declino e di giorno si può parlare in questo caso perché l'avventura inizia a fine giugno, quindi perfino lì al nord nordissimo il giorno c'è. Un giornalista e un fotografo stanno tornando verso Helsinki a casa loro dopo un servizio. C'è un leprotto che attraversa la strada malamente, il paraurti dell'auto lo colpisce. La bestiola scappa via ferita, una zampa rotta, quello che è, e colpo di scena, colto da non si sa bene quale raptus, il giornalista ha una reazione improvvisa, imprevedibile, inconsulta. Scende dalla macchina, pianta lì l'amico fotografo e corre all'inseguimento della lepre ferita, inoltrandosi nella foresta. Trova la lepre, la cura, la accudisce. E diventano inseparabili. Qui comincia un'avventura per certi versi assurda, per altri affascinante. Il protagonista, che si chiama Carlo con due A Vatanen, decide di cambiare completamente vita, di mollare tutto, ma proprio assolutamente tutto, assolutamente in senso etimologico, no? Proprio scioglie ogni legame, vuole essere libero da qualsiasi vincolo. Solo lui e la lepre nella foresta, non solo nella foresta, inseparabili. E ne combinano di tutti i colori insieme. C'è ironia, ci sono riflessioni tutt'altro che banali, c'è un po' di tutto: sborni, arresti, fughe, avventure tra le mucche con un corvo, c'è una caccia all'orso col vicino troppo vicino confine con l'Unione Sovietica. Vi ricordo che siamo negli anni 70. La strana coppia giornalista-lepre incontra persone, animali, senza fretta, senza meta, in questo vagabondare. Per il nord, che non è solo fatto di foreste e di natura, ma si scontra anche con la società, con la burocrazia, con la polizia. E c'è un finale divertente, molto divertente, imprevedibile, ma in fondo unico epilogo possibile di una vicenda così strana. Dai, leggetelo. Pare che sia perfino un cult nel suo genere. Tra l'altro, nel 77 ne hanno tratto un film che tanto io non vedrò mai perché già so che mi rovinerebbe il ricordo del libro e comunque è difficile da recuperare. Io ne ho visto uno spezzoncino, oltretutto in finlandese, quindi senza capirci un H, però vi dico almeno che esiste. Mi è rimasta impressa questa scena in cui lui con in braccio la lepre sulla cima di un albero, due ci sono sotto, vabbè, sono due tipi. Iconico a suo modo. Alla prossima storia.